Ok, è arrivato il momento di... Tanto ciao a tutti. È arrivato il momento di finire sto benedetto piatto doccia, almeno con il rivestimento, che poi una volta che si è asciugato lo andremo a verniciare. E quindi, via, che si comincia. Sarà una giornata impegnativa. Per fortuna tiro un po' d'arietto così c'è fresco, perché altrimenti qua dentro ci sarebbe da sudare, visto anche la posizione scomoda in cui si lavora. Partiamo subito dal piatto doccia, per poi passare al piatto del bagno. Ok, andiamo avanti. Primo passaggio, staccare le ghiere degli scarichi in modo tale che posso andare con il prodotto fin qua contro. Ora abbiamo steso i fogli di vetroresina e adesso li andiamo tutti a incollare per benino con la sua colla bicomponente. Tanto una piccola caratteristica del lavoro che stiamo facendo. Di qua una lana di vetro a fibra più grossa, di qui dove c'è il bagno invece soltanto una lana di vetro a fibra più piccola, perché di là deve sostenere più peso, essendo che ci stai a fare la doccia, c'è più acqua che ci cade, di qua deve soltanto sopportare il calpestato e possibilmente pochissima acqua o quasi niente. Quindi adesso procedo a incollare tutto. Niente more, ho messo giù la resina, adesso aspettiamo che si asciuga e poi verniciamo. Tanto di tempo libero ne abbiamo. Già, tanto per cambiare, sto robo qui, questo, è di nuovo in quarantena, altri 15 giorni. All'asilo c'è un caso di positività e quindi via, tutti di nuovo a casa 15 giorni. Fai ciao. Che la cosa bella è che lui deve stare in casa e noi possiamo andare fuori. A lavorare. Cioè, è assurda sta cosa. Vabbè, e deve rifare un altro tampone ancora, poverello. Poverello. Beh, niente, dai. Però cosa positiva è che fra un po' abbiamo il camper pronto per poterci muovere nuovamente. Esatto, nel mentre si mangia l'anguria si fa già un preludio d'estate. Esatto. E ci si gode sto silenzio sul dondolo. Esatto. E vabbè. E vai che si va di altre 2 settimane di aria camper casa. Vabbè. Va bene, dai. Ciao a tutti.